Ciao a tutti! Oggi sono felicissima di mostrarvi il video della ricetta per preparare questo struccante occhi. Questo è uno struccante che è come sempre facilissimo e velocissimo da preparare. Gli ingredienti che utilizzo sono di facile reperibilità, come sempre, ed è una ricetta adatta, insomma, per essere creata da tutti quanti perché è davvero facilissima. Questo è uno struccante occhi in crema o in burro, meglio ancora. Questo è il suo aspetto. È davvero morbido. Io lo amo alla follia, credo che sia uno tra i migliori struccanti e tra quelli che amo di più in assoluto. In realtà l'idea di mostrarvi la ricetta è partita da voi. Ho visto che moltissime ragazze amano tantissimo quelle creme, anzi, vengono definiti balsami dalle aziende che li producono, quei balsami struccanti di alcune, case cosmetiche, appunto, che tra l'altro sono molto costose e questo è il loro gemello, diciamo così, fatto in casa e naturale. Io ne sono davvero fiera e felicissima e spero che la ricetta vi piaccia. Andiamo subito a vedere quali sono gli ingredienti e come si fa per ricrearlo a casa. Per preparare questo burro struccante abbiamo bisogno di burro di cocco, dell'olio, olio di semi, olio di riso o qualsiasi altro olio vi possa andar bene, del detergente delicato ed eventualmente per chi non ha problemi di occhi sensibili può anche aggiungere dell'acqua e dell'alcol. Vado a prendere una ciotolina dove andrò ad inserire e mescolare tutti gli ingredienti. Quindi un quarto di tazza di burro di cocco, un cucchiaio d'olio, quello che preferite. Vado a mescolare il burro e l'olio in modo da farli diventare omogenei. Se fate fatica a mescolare, potete andare a sciogliere il burro a bagnomaria in un pentolino pieno d'acqua. Ora che è diventato denso e senza grumi, vado ad aggiungere gli altri ingredienti. A questo punto posso decidere di aggiungere anche il detergente, oppure l'acqua e l'alcol, oppure anche entrambi. Quindi vado a prendere un quarto di cucchiaino di detergente. Un cucchiaino d'acqua e un quarto di cucchiaino di alcol. Vado a mescolare di nuovo molto bene tutti gli ingredienti. Se vedete che non diventa bello liscio e omogeneo, potete decidere di aiutarvi anche con un aerolatte. Guardate che bello che diventa, questa è la consistenza che deve avere. Adesso vado a prendere il mio vasetto e trasferisco tutto all'interno del vasetto.
Dunque, questo è il mio burro struccante finito. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, che vi possa tornare utile. Se provate a farla, fatemelo sapere nei commenti e ditemi come vi siete trovati. Io, come sempre, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!